Porre fine ai conflitti è un potere che sta anche nelle mani dell'uomo, perché ognuno di noi può e deve farsi costruttore di pace, e il vostro lavoro tenta di spezzare quella spirale di prepotenza e di inerzia da cui non sembra esserci scampo. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo stamane in Vaticano i membri degli organismi caritativi cattolici che operano nel contesto della crisi umanitaria in Siria, Iraq e nei paesi limitrofi, riuniti a Roma per il loro quinto incontro promosso dal Pontificio Consiglio Corunum. Dobbiamo constatare, ha proseguito il pontefice, che nonostante i molti sforzi, la logica delle armi e gli interessi oscuri continuano a devastare il Medio Oriente, dove la logica sembra essere quella del distruggere per distruggere e dove il lavoro degli operatori sul campo come voi è un segno che il male ha un limite. È un segno di grande speranza per il quale voglio ringraziare insieme con voi tante persone anonime, ma non per Dio, le quali specialmente in questo anno giubilare pregano e intercedono in silenzio per le vittime dei conflitti, soprattutto per i bambini e i più deboli, e così sostengono anche il vostro lavoro. Ad Aleppo i bambini devono bere l'acqua inquinata. Non mi stanco perciò di chiedere alla comunità internazionale maggiori e rinnovati sforzi per giungere alla pace in tutto l'Oriente. E di chiedergli di non guardare dall'altra parte. Infine, Papa Francesco ha rivolto un pensiero alle chiese del Medio Oriente che soffrono le conseguenze della guerra e che tengono accesa la lampada della fede e della speranza in mezzo a tanta oscurità, aiutando con coraggio e senza discriminazioni chi soffre lavorando per la pace e per la coesistenza.